attenzione, che l'opportunità non arriva con scritto ciao, sono una tua opportunità. Magari è nascosta da migliaia di problemi. Questa è un po' semplice, travisata. Però se siete acuti osservatori, riuscirete a vedere, perché nello stesso momento che arriva il problema, sapete che c'è quell'opportunità, perché nello stesso tempo può esserci tutto e niente. Nel campo quantico, nella psicoquantistica, si dice che la realtà che voi desiderate è già esistente. Ma bisogna fare tutta una serie di trasformazioni della nostra identità, che è la conseguenza, del nostro modo di pensare, del nostro modo di sentire, del nostro modo di agire. Va trasformato, non va dimenticato chi siete, non potete dimenticarvi chi siete, perché quelle influenze, come vi ho detto, per sempre sarete collegati a queste persone. Però se state fermi è più facile che siano loro a influenzare voi. Se vi muovete ci sono quelle probabilità che siate voi a influenzare loro in maniera consapevole. Infatti l'osservazione della realtà deve essere consapevole, quindi noi possiamo influenzare. Quindi il principio di non località, ciao, spiegato scientificamente che cosa? Che noi siamo sempre collegati agli altri, al campo, e noi possiamo essere influenzati o possiamo influenzarlo. Da chi dipende? Da loro. Ma per arrivare al terzo principio, poi andremo a vedere quali sono le... che cosa si può fare per fare in maniera tale di diventare comunque noi creatori consapevoli del nostro campo. Una cosa importante da dire: quando si è, chiamiamoci svegli, perché quando si parla di risveglio spirituale sembra una cosa molto lontana da noi, essere svegli, risvegliati certamente vuol dire ok, ci sono, mi sento, faccio, sono presente a me stesso, vivo nel qui e ora e porto in atto tutti i pensieri, tutte le emozioni, collego, allineo le pensieri, le emozioni e le azioni per ottenere quello che desidero. Quindi quando siamo svegli dobbiamo ricordarci tante cose, soprattutto l'osservazione, che è la percezione di quello che abbiamo e di quello che ci manca. Ma quando siamo risvegliati non vuol dire che vi arriveranno solo cose belle, vi arriveranno anche le cose brutte, perché probabilmente dovrete scartare quello che vi sembra per trovare l'opportunità, ma anche perché se la vita è fatta di giorno e di notte, inspiro ed espiro, alto basso, ci saranno cose belle e cose brutte contemporaneamente. Probabilmente una persona che sa, si conosce meno, sa bene la realtà, sa trasformare l'esperienza, perché la nostra evoluzione è dire attraverso la trasformazione dell'esperienza. Che cosa farà? Farà in maniera tale che questa trasformazione sia più veloce. Quindi mi manca la felicità, mi manca l'accettazione, mi mancano i soldi, mi manca tutto. O sto qua e penso, osservo la mia realtà per qualche. Ma in questo non c'ho soldi, va bene, ok, perché non cominciate a fare? Non c'ho soldi. L'osservazione è non c'ho soldi. Ah, voglio l'amore, ma non c'è amore. Non c'ho l'amore, ok, va bene, non ce l'hai adesso. Però in quel momento tu stai collassando la tua realtà. E nello stesso tempo, quando tu non hai amore, hai amore. Perché la fisica quantistica ha dimostrato che nello stesso momento possono coesistere più realtà possibili, infinite possibilità, perché la particella può essere ondulatoria ovunque, ma allo stesso tempo, nel momento che la osservo, è lì. Sì, ci vuole una attenta osservazione senza giudizio di noi stessi, un'attenta osservazione senza giudizio della realtà e pensare che non sia irreversibile. Ma intanto, sono 20 anni che cerco l'amore, non l'ho ancora trovato, vuol dire che non trovo l'amore. E quindi quando noi pensiamo che la cosa sia irreversibile, quando vi dicevo che tutto è contemporaneamente esistente, pensiamo alla luce
e al buio, al sole e alla luna. Nella Terra c'è una parte della Terra che c'è il sole, una parte della Terra che c'è la luna. Anche se noi vediamo il buio, non è che possiamo dire no, è il buio assoluto, il buio, la luce non esiste. Dall'altra parte ci sarà, ed è contemporaneamente nelle stesse ore, solo che in momenti, cioè in parti diverse del mondo. E il terzo grande errore che noi facciamo è vivere scollegati, vivere in quella che si chiama la separazione da noi, la separazione dagli altri, la separazione dall'universo circostante. Oh, ci hanno dimostrato che siamo tutti uniti, come possiamo pensare di essere separati? Il nostro cervello e le nostre cellule comunicano tra di loro attraverso impulsi, attraverso frequenze. Come possiamo pensare di essere scollegati? Come possiamo pensare di mandare il pensiero verso quello che vogliamo e mandare le azioni verso quello che non vogliamo? A un certo punto è impossibile. Ci sarà sempre qualcuno che vince. Ed è quella parte inconscia che vince, perché pesa il 95% rispetto a un 5%. Quindi non è vero che hai desiderato tanto di avere qualcosa. Contadino, mi ha lasciato il contadino a metà. Vero? Volete vedere sul contadino? E quelli che... no, è già raccolto. Ma non raccolto. Cioè, il contadino non può pretendere di raccogliere se non ha seminato. E per quanto sia difficile ammettere, e lì ci vuole molta responsabilità, ci vuole molta consapevolezza, e che quello che abbiamo è o quello che abbiamo voluto o quello che abbiamo ottenuto, perché abbiamo dato energia alle nostre azioni. Abbiamo prima giusto partiti da un pensiero, che è una scarica elettrica che va a dare un segnale nel campo. Immaginate, gli atomi, siamo atomi, mandano un segnale. Il cuore cosa crea? Un campo magnetico. La trasmissione della luce, che è elettricità, sapete che crea campi magnetici? Faccio esempio, avete mai visto le linee aeree di alta tensione? Hanno degli isolatori. Una volta erano di vetro, adesso penso che siano fatti di altometria. Questo qui perché separano un campo? Perché c'è cavi che passano separati? Perché questi creano un campo magnetico, e se fossero vicino, questo campo magnetico impedirebbe la trasmissione dell'elettricità. Quindi l'elettricità, noi siamo l'elettricità, creiamo campi magnetici. I campi magnetici, le calamite cosa possono fare? Attirare e spingere. O non attirare. Quindi quello che abbiamo, dobbiamo essere responsabili che l'abbiamo o desiderato o temuto. Quando riusciamo a realizzare, non credetevi senza fatica, a volte comunque un po' di fatica fisica va fatta, perché vi ho detto prima che anche il Dharma dice che a volte le cose che fanno parte della nostra evoluzione non sono così semplici, se no che ci veniamo a fare qua in questo corpo pesante? Cosa ci veniamo a fare se è tutto semplice e facile? Giusto? È un po', va. Però più sono bravo a osservarmi, più diventerà veloce questa evoluzione. Togliamo la sua contadina e poi arriviamo qua. Quindi, se io oggi ho questo, è perché ho seminato quello che ho desiderato ottenere. Quindi, se raccoglie, e che cosa faceva il contadino? No, 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 non mangiamo ancora. Che mangiava? Sì, si mangiava tutto quello che aveva. Uno, questo succedeva una volta. Una volta, alla fine di ogni raccolto, si faceva una festa. Le sagre, che cosa nascono? Era un momento di festa, la condivisione. Si festeggiava insieme a tutte le persone che avevano partecipato al raccolto. O in qualche maniera, dei parenti. Si festeggiava nell'aia. Ma adesso sono trasformati in sagra. Adesso la sagra per noi è andare a mangiare, basta. Ma ha una logica la sagra. Era un momento di... Tanto si ringraziava. Chi? Chi si ringraziava? La madre terra. Si ringraziava il lavoro, si ringraziava le persone che hanno lavorato con loro. Si festeggiava, si condivideva con gli altri. Invece la separazione dagli altri ci porta a non festeggiare, a non condividere. E chi ha un'attività o chi vuole cercare l'accettazione, l'amore, se non condivide, se non si mette in contatto con gli altri, credetemi,
non darà niente. Condivisione, festeggio, uno, gratificazione, quindi gratitudine, perché questi rituali che nascevano dall'antichità servivano anche a fare cosa? A fare in modo che la terra fosse più benevola, per quanto prosperità, abbondanza. C'è anche la legge della decima, non so come si chiama la legge della decima. Avete sentito chi è che si è parlato della legge della decima? Okay. La decima parte. Grandi potenti, grandi ricchi della terra, tra l'altro è uscito un articolo che dice che 8 persone della terra detengono la maggior parte della ricchezza dell'intera terra. 8 persone nel mondo detengono la maggior parte della ricchezza mondiale. Che cosa facevano? Perché hanno delle fondazioni benefiche? Perché sono bravi? Sì, qualcuno sì. Ma c'è la legge della decima parte che dice che la decima parte di quello che tu guadagni devi devolverlo in beneficenza. Questa legge nasce nel periodo del Medioevo. Siccome il feudatario, il capo, non coltivava lui, però doveva fare in maniera tale che il contadino portasse avanti un buon raccolto. A volte il contadino non era il suo raccolto. E secondo voi, oh, cavolo, ti faccio un buon raccolto. Fregati. Per non dire un'altra cosa. Quindi cosa faceva feudatario che era una cosa intelligente? Per farlo fare un buon raccolto diceva alla fine del raccolto la decima parte sarà tua. E secondo voi che tipo di raccolto faceva il contadino? E qui nasce la legge della decima. Quindi fondazioni bancarie, grandi, hanno questa decima. Questa decima parte di quello che guadagnano viene fatto rigirare. Perché questo a livello energetico e a livello porta nuovi flussi di... E anche l'amore è l'energia che l'ha fatta girare. Il denaro è l'energia che l'ha fatto girare. La condivisione è l'energia che l'ha fatta girare. Il sapere è un qualcosa che va fatto girare. Io stasera con voi sto condividendo una parte degli studi. Questo è il mio lavoro, però mi fa piacere anche condividere quello che so con gli altri, perché potrebbe essere utile, e credetemi, nel momento che dopo sto dando a me. Quindi lui festeggiava, noi festeggiamo quando ottenete un risultato, festeggiate? Vi gratificate? Sì. Tutti? Ah, non sempre. Perché? Perché ti hanno detto, ti hanno fatto credere che hai fatto solo il tuo dovere. Cosa festeggia fare? Educazione. Potevi fare di più. Ma secondo voi uno che non si sente meritevole festeggia? Un'altra cosa che tiene lontano quello che vogliamo è non sentirsi meritevole. Ed è un virus invisibile e sconosciuto che è dentro di noi. E come si fa a tirare fuori? Attraverso l'osservazione. L'osservazione di cosa? Dei comportamenti. Sono gli esercizi che facciamo, che è l'osservazione, sono dei diari molto articolati, dei diari delle emozioni, quindi l'osservazione del nostro. Perché poi, anche quando i corsi degli incontri one to one, io chi mi conosce sa che non do mai soluzioni. Potete confermarlo? Potete confermarlo? Lo confermiamo. Purtroppo, qualcuno dice purtroppo non dai soluzioni, ma non ci dai le soluzioni. Perfetto, però aiuto le persone a trovare la soluzione più adatta. Il campo quantico è proprio questo, noi credere che tutto esiste contemporaneamente. E non è separato, perché lui, il contadino non si separa dalla madre natura, sa che si separa dalla natura? È rovinato. Non si separa dagli amici, chiamiamoli braccianti, chiamiamoli collaboratori, perché se no da solo è fregato, non ce la fa. Quindi festeggia, ok? Quindi sesto passo festeggia. Settimo passo, che va da? Parte che si riposa, che si riposa quando festeggia tutto. Settimo, qua dentro, precisamente, ricomincia. E se un anno è andato male, che cosa fa? Pessimismo e fastidio. Identità.
ridiamo e scherziamo, ma a volte, adesso non so se è il suo caso, questa cosa qua, questo pensiero è dentro di noi. Perché infesta le emozioni. Tanto è peggio, quindi. Frustato. Giusto? Può essere? E quindi che azione dobbiamo fare? Ormai nessuno. Uno. Percezione. Due. Irreversibilità. Tre. Separazione. Sono i tre virus della nostra evoluzione. Siete d'accordo? Sì, la depressione, la depressione. La percezione sfassata della... Sì. E la depressione è anche mancanza di energia. Quindi è? E sente, siccome poi ci sono anche dei cambiamenti a livello fisiologico, sente proprio la gravità. Compresso. Perché il nostro fluido cerebrospinale che per... Prego. Io poi ripeto un attimo, mi riprendo. Non penso un secondo. Non spieghiamo quanto altro sono utili a tutti. Percezione della realtà, quindi l'osservazione. Uno, due. Irreversibilità. Tre, separazione. Quindi mi sto dicendo che il depresso, a livello fisiologico, questo fluido cerebrospinale che percorre tutto la scatola cranica, che diciamo che è l'ammortizzatore tra il cervello e la scatola cranica, percorre tutto il cervello, la colonna vertebrale fino all'osso sacro, ovviamente passa attraverso comunque chiamiamole condutture, che sono legate alla nostra parte scheletrica, alla nostra parte muscolare, alla nostra parte di nervi. Quando siamo contratti, immaginate che i muscoli vadano a schiacciare questi tubi. E quindi quando avete mai preso una bomba, l'avete mai provato a schiacciare, cosa succede? Passa meno acqua. Quindi quando sono depresso, siccome c'è tanta depressione, così comincia a comprimersi tutto e comincia a contrarsi, quindi c'è meno fluido sulla parte, diciamo, estrema della calotta cranica, e quindi senti di più la compressione. E sente questo peso proprio che fisicamente non si rende conto, ma che lo schiaccia a terra. Quindi diventa sempre più basso la depressione è una vibrazione sempre più lenta, il nostro corpo diventa sempre più pesante. E quindi queste tre cose, percezione, regressività e separazione, impediscono l'evoluzione. Ma c'è una cosa ancora che comunque è legata a tutto questo, quando vi parlavo di prima, è uno, pensare che le cose non potranno mai cambiare. E dicevo prima che il nostro modo di essere, la nostra filosofia, la nostra educazione ci porta a ragionare nel tempo in maniera lineare. Flaubert diceva, ripeto, il passato ci tormenta, il futuro ci spaventa e il presente ci sfugge. Flaubert, andatela a verificare perché è la mia memoria. Il passato ci tormenta, il futuro ci spaventa e il presente ci sfugge. Non per spavento? Ne abbiamo, eh? Ne abbiamo. Ho capito perché mi manca la spavento. Ne abbiamo. E quando io vado contro la natura, che cosa succede? Cosa succede quando vado contro la natura? La terra sì. La nostra mente e la nostra anima invece vive e funziona sul tempo circolare. Perché tutto esiste contemporaneamente, perché per il nostro cervello, a parte che non riesce a togliere, può solo trasformare e aggiungere, non fa differenza tra passato, presente e futuro. Nel momento che lo pensa, per lei è presente. Io penso un non successo, quindi la mia storia, la mia identità, io penso il mio non successo di 20 anni fa, e cosa avrò paura di proiettato, e che cosa proietterò nella mia mente? Cose belle?
preoccupazioni. Le preoccupazioni creano contrazione, tensione, e tutto a livello neurologico e di ghiandole endocrine, tutto il nostro corpo, le nostre cellule cominciano a impazzire o a lavorare male. Trovo una persona, la persona più, quando vi ho detto prima, la persona più importante della mia vita. Secondo voi come sarò? Cavolo, una volta, qualcuno ha detto non c'è una seconda volta per fare, tu l'hai detto. Ok, già una volta ho sbagliato, porca miseria, che cosa faccio? Boom. Intanto il mio corpo va in tilt. E comincio a vedere il mio posto di lavoro che fa così. E per il mio cervello che cosa sarà? Non gliene frega niente. Il cervello dice, ok, stai già andando là, va bene, vai. E quindi ci manderà in crisi completamente tutti i nostri sistemi, cominceranno a tremarci le mani, tremarci le gambe, palpitazione, e qua dirà, aspetta, io voglio una persona sicura, qua mi sa che non ci siamo, perché magari non sa vedere oltre a quello che stai facendo in quel momento. Ed è una cosa fisiologica. Il nostro cervello vive nel qui e ora. Uno dei segreti, ed è, non dico forse la cosa più, è una cosa molto importante, credetemi, è molto importante. Infatti è uno dei workshop sui quali puntiamo molto, ed è il prossimo workshop, è importante riuscire a settare la nostra mente sul qui e ora, perché vi permette, uno, di avere una percezione della realtà e riuscire a osservarla in questo momento, non osservarla con gli occhi di 10 anni fa o con gli occhi che probabilmente saranno fra 20 anni, non lo so. Qualcuno di voi ha la sfera di cristallo che sa come sarà la vita fra 10 anni? Però vi posso dire che se oggi in questa direzione la vostra vita potrebbe essere buona, potrebbe essere, però se oggi fate anche due. Intanto credere che è possibile, credere che la sia una situazione reversibile. Certo. Prima o poi, quindi, ricordate che l'irreversibilità blocca, quindi uno crede che sia reversibile. Qualcuno mi dice, a volte mi è capitato anche oggi, ma se porto con la mia amica, se porto al corso, gli serve? Non lo so, questa persona vuole, io non posso fare niente, e perché non è... Parli con mia figlia, ma tua figlia vuole? No, la mando io. Lasciala stare. Cioè, non sono un manipolatore. E quindi, uno, pensare che sia reversibile. Poi, bisogna fare un lavoro che quanto tempo ci vuole? Non lo so. Perché magari potrebbe essere un attimo, perché magari le tue cellule ricordano talmente veloci che potrebbe essere un attimo, potrebbe essere una vita, due vite, 10 vite, 20 vite. A me non è dato di sapere, non è dato di sapere neanche a te. L'importante è che è reversibile. Poi bisogna fare un lavoro per andare a lavorare, per andare a sbloccare quelli che siamo lati oscuri. Ognuno di noi potrebbe averne, e possono essere 7. Non è una cosa, cioè è una cosa che adesso rispondo perché non è. Però ha a che fare, perché comunque è legato all'identità. Allora, la libertà di essere, la libertà di percepire, quindi di pensare. La libertà di dire, la libertà di amare, la libertà di potere, quindi sentire il potere, la libertà di godere, e quindi del piacere, la libertà di avere. Questo è l'allineamento, quello che vi parlavo prima, l'allineamento equilibrio verticale è questo. Ed è legato a quei famosi 7 punti di energia che sono i 7 chakra. Se questi condotti di energia che arriva dalla terra sono strozzati, quindi non è che sono i chakra, non sono chiusi, vibrano, sono vibrazioni, vibrano più lentamente, si creano dei lati oscuri. E quindi riuscire a rimettere in vibrazione tutto è
può aiutare ad ottenere. E la libertà di godere, la libertà di meritare, qua, quando dicevo prima, la libertà di, cioè una cosa puoi tirarsi se senti meritevole, se non ti senti meritevole, cioè tu ti daresti un premio se pensi di non meritarlo? Chi è che si darebbe un premio se pensi di non meritarlo? Quindi se tu pensi di non meritarlo perché hai dei sensi di colpa, sensi, non certezza, perché comunque qualcun altro te l'ha influenzato, te l'ha inculcato fino al punto tale che tu ci hai creduto, non tu nel senso noi, perché sei tu, perché colpa tua, perché tu, perché tu, perché tu, perché tu, a un certo punto funziona quando bisogna dire hai ragione perché io, se no, ok, io arrivo qua e tu arrivi lì. E questo, tornando al discorso, è avere quel famoso equilibrio verticale di cui vi parlavo prima, che ti permette di avere la felicità, la libertà interiore, la serenità, l'accettazione, che poi ti permette di creare quell'energia, perché noi siamo fatti di energia, che crea la materia, nel momento che la collassi, che ti permette poi di avere tutto quello. Invece la nostra filosofia occidentale, non so chi ne è, ci porta a dire ok, nel momento che avrò là, sarò così. Invece nel momento che sono così, sarò lì. E quindi anche dove andiamo, non lo so. Nel momento che io sono equilibrato, io comincio a muovermi. Chiaro? E sentire l'unione con noi stessi, e quando parlavo di separazione, questo vuol dire essere collegati a se stessi. E quando sono collegato a me stesso, creo quel campo magnetico che mi collega, comunque sempre mi collega agli altri, ma mi collega in maniera consapevole a chi voglio attirare. Nella PNL, programmazione neurolinguistica, si dice che noi siamo la somma delle 5 persone che frequentiamo di più. Qualcuno sa qualcosa del genere? L'avete già sentito? Perché? Perché le persone, 5 persone che frequentiamo di più, ci mandano dei campi elettromagnetici che possono influenzarci. Ok? Adesso arriviamo alla sorpresa per tutti. Siete pronti? Ecco, ho fatto un regalo a chi ha l'attività, faccio un regalo a tutti. Allora, vi stavo dando un fogliettino, giusto? Sì. Ok, ce l'avete tutti? Tendolino, per un momento, prima vi spiego. Ah, ti hanno dato il tuo telefono a te? Abbiamo deciso di mettere in paio l'estrazione per una persona fortunata, vedremo chi, tra di voi, la partecipazione al prossimo workshop. Adesso vi spiego che cos'è. C'è qualcuno di voi qua che l'ha già pagato, l'ha già acquistato. A queste persone qua è staccato o rimborso o è un buono valevole per un'altra workshop. Ok? Ma prima vi spiego che cos'è, di cosa si parla. E vi chiediamo, fai girare, vi chiediamo di gentilmente, di chiedere gentilmente, di compilare un questionario, ci volete dare un feedback sulla serata, su di me, perché questo mi aiuta ovviamente a migrare, a cambiare, a evolvere. Sì. Anche se dite c'è cioè, l'antipatico, perché va bene, cioè, no. Tanto mi rimbalza. Okay. E se volete chiedere informazioni maggiori su seminari, i seminari gratuiti sono questi, quindi c'era seminari, i workshop sono di una giornata di solito e sono workshop di azioni, cioè si fanno pratica, si fa pratica, pratica, pratica e si va a studiare il perché si fa quella parte, quindi le regole. E poi ci sono i corsi di 2 o 3 giorni, ovviamente sono 2 giorni, dove si stanno 2 giorni isolando che cosa? La realtà esterna, che un pochettino ci può influenzare. Fare un corso, arrivare a casa la sera, di mettersi nel solito, potrebbe in qualche maniera inquinare quello che avete imparato. Quindi i corsi di solito sono 2 giorni al di fuori dove comunque si fa esperienza, 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 esperienza e poi esperienza su di sé. E dopo il corso c'è un percorso di 21 giorni che per 21 giorni mi prendo per mano e vi accompagno, perché bisogna mettere in atto la trasformazione. Se no, bello quel corso, che figo, arrivo a casa, tempo di sono da solo e... Altra cosa che adesso poi ve lo dico, chi c'è e chi non c'è, che ha piacere, quanti di voi sono su Facebook?
abbiamo un gruppo che si chiama Senza Sonno. Qualcuno c'è già? Ok, chi è che la chiama? Ok. Ok. Lì è un gruppo chiuso, quindi solo i membri possono vedere che cosa si scrive. Quindi le persone al di fuori sono solo una parte del gruppo, non vedono quello che scrivete. E lì serve per tenersi allineati. Perché la forza del gruppo, il contadino cosa faceva? Condivideva. La condivisione e il confronto con altre persone può essere utile. Se intanto cominciate a combinarli, io metto su un binario, come questo, workshop di una giornata e corsi di due giorni. E lavoriamo sui quattro poteri. Il potere dell'anima, il potere dell'identità, che è il prossimo corso che faremo il 18-19 marzo. Il potere della mente, quindi come utilizzare al meglio le nostre capacità di percezione della realtà, perché è la mente dalla quale parte il primo segnale. Si lavora, abbiamo fatto anche degli esperimenti di visione a distanza, di telepatia, perché alla fine sono tutte potenzialità che noi abbiamo ma che non utilizziamo perché? Perché non siamo abituati ad utilizzarle. Non ce l'avevo insegnato, perché se ce lo insegnavano eravamo liberi. Il potere delle emozioni, quindi lavorare proprio su quella percezione del nostro corpo, della nostra vita, e il potere di che cosa? Cosa manca? Le azioni. Quindi come realizzare dei progetti, come realizzare tutti gli altri. E il prossimo è il 12 febbraio, è workshop qui e ora. Di cosa si parlerà? A riprogrammare la mente nel qui e ora, quindi imparare a programmare la mente facendo spostare l'attenzione da quello che è stato, da quello che potrebbe essere, a portarla qua. Sono delle tecniche, sono delle tecniche di consapevolezza e di, chiamiamole, risveglio, sì, di continua presenza a se stessi. Che non è facile, perché poi ti alzi al mattino con tutti i bei propositi e vieni assorbito, vieni influenzato da tante altre cose, quindi è difficile mantenerlo. Però si può. Come riconoscere ciò che limita il più ora, vedremo anche oltre la percezione che ci sono tante altre cose che lo limitano. A creare istantaneamente la tua realtà, perché nello stesso momento che abbiamo detto la fisica con la psicologia ha dimostrato, nello stesso istante c'è tutto quello che noi vogliamo, però dobbiamo saperlo riconoscere e dobbiamo saperlo creare. Come uscire dalla lotta contro il tempo, quindi questo tempo, la gestione del tempo, e le sette pratiche quotidiane per il risveglio personale o il risveglio spirituale, chiamatelo un po' come. 12 febbraio, una domenica a Torino, non sappiamo ancora la data, cioè scusate, non sappiamo ancora la location. Poi se volete sapere qual è l'agevolazione, stasera chiedete a 1, 2, 3 e mi dicono qual è l'agevolazione per questo corso, questo workshop. E l'altro invece è il potere dell'anima, e dove si ricordate, che l'ha chiesto lei, l'ho anticipato quando non era parte, come riconoscere e superare i lati oscuri, quindi poi creare come elevare la frequenza di vibrazione, perché noi siamo un corpo pesante che deve, per stare bene, deve cominciare ad aumentare la vibrazione, come ritrovare l'equilibrio verticale, che siamo anche lì, come raggiungere la felicità e la libertà interiore, e come riconoscere e seguire la tua missione, ma soprattutto come riconoscere e togliersi le maschere che abbiamo creato nella vita per farci accettare, per non soffrire, per tutta una serie di maschere che, se voi vi guardate la vostra identità, ve le state portando dietro. Le portiamo dietro perché ci aiutano a sopravvivere a volte, ci creano la protezione. Detto questo, allora noi praticamente stasera, vabbè, così seguire il sito, poi lo lascio alla fine, il gruppo dovete chiedere di essere ammessi, andate senza sonno, o chiedete l'amicizia di tutti organi, e l'amicizia che mi fai entrare nel gruppo e vi dico no, ovviamente. Devi portarmi la tua identità, l'esame, devi dire chi sei, dove sei e dove vai soprattutto. E avere la fanpage per formarsi. Lei l'ha desiderato più di voi. Nel momento che l'ho detto, prossimo seminario. Ok, se sono qualche domanda vi lascio con un filmato che per me è una... C'è qualche domanda? No. Allora, vi lascio con il mio amico Will Smith. La conoscete? Sì.
tratto dalla leggenda di Bagger Wells. Quindi punto sarebbe qui. Quando Giuna sgorgò quella buca, fu come se ogni cuore di Savannah sprofondasse nella delusione, e il suo più di tutti gli altri. Qui ti serve un bastone diverso. Non ce la posso fare. Perché non provi ad allentare un po' il tiro? Lo sai che un uomo si aggrappa al bastone come se... Non è di questo che sto parlando. Lo so. No, non lo sai. Quello di cui sto parlando io è un gioco. Un gioco che non si può vincere, ma solo giocare. Tu non puoi capire. Non ho bisogno di capire. Non c'è un'anima su tutta la terra che abbia un fardello più pesante di quanto possa sopportare. Non sei il solo. Però questo l'hai portato abbastanza lungo. È tempo di andare avanti e liberarsene. Non so come. Puoi scegliere. Fermarti o cominciare. A fare cosa? A camminare. A dove? Per tornare indietro, dove sei sempre stato, e poi stare lì, fermo, immobile, e ricordare. È successo troppo tempo fa. Oh no, signore, è stato solo un momento fa. È tempo di uscire dalle ombre, Giulia. È tempo per te di scegliere. Sì, che puoi. E non sei solo. Insieme a te ci sono io. Sono sempre stato qui. Adesso gioca. Il tuo gioco. Quello che soltanto tu eri destinato a giocare. Quello che ti è stato donato quando sei venuto al mondo. Sei pronto?
dritti sulla panna. Colpisci quella palla, Giuna, non trattenere niente, dagli tutto te stesso. Il momento è ora. Lasciati andare ai ricordi, a ricordare il tuo swing. Bene così, Giuna. Stai tranquillo, così va bene. Il momento è ora, Giuna. Andiamo a dire.